Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Avete voglia di preparare un contorno delizioso e buonissimo? Vi diamo noi la ricetta giusta. Oggi prepareremo i fagiolini al parmigiano. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 600 g di fagiolini che io ho mondato e ho già lessato e sono pronti per essere utilizzati. Mezzo bicchiere di latte, 90 g di parmigiano reggiano grattugiato, 3 uova, poco burro che ci servirà per la teglia, pepe bianco o nero a piacere e sale. Riscaldate il forno a 180 gradi e mettiamoci subito a prepararli, che in 10 minuti li serviamo a tavola. Come prima cosa andiamo a imburrare la teglia con una noce di burro tutto attorno, mi raccomando. Andiamo a disporre all'interno i fagiolini, come vedete, come più piace a voi. E ora non ci resta che andare a sbattere le 3 uova, un po' di pepe bianco, il formaggio grattugiato, un pizzico di sale. Non esagerate tanto perché c'è già il formaggio che è bello saporito, e infine il latte. Andiamo a sbattere bene. E ora non ci resta che versare il composto tutto sui fagiolini. Va in forno preriscaldato, il mio è già pronto, 180 gradi, 10-15 minuti, o fino a quando sopra non si sarà formata una bella fantastica crosticina. Ci vediamo dopo. Eccoci qui, i nostri fagiolini al parmigiano sono pronti per essere gustati. Come vedete, le uova hanno creato anche una sorta di frittata che è andata a inglobare tutti i fagiolini. Qui c'è un profumo delizioso, io non vedo l'ora di andare a assaggiarli. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, ci vediamo domenica prossima. Non perdetevi tutte le altre buonissime ricette presenti sul canale YouTube di Cucina con Agnese. Buon appetito, io vado a mangiare! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.